Buongiorno qui dal Parlamento europeo di Strasburgo. Fa caldo anche qui adesso, però mi sembra che siamo ben lontani dal break estivo. Anzi, ho l'impressione che l'attività politica è più frenetica che mai. Devo però e posso anche dire che mentre negli ultimi mesi, negli ultimi anni, qui avevo spesso l'impressione che una notizia negativa viene dopo l'altra, è quasi a cadenza settimanale, in queste ultime settimane questo è cambiato. Ci raggiungono buone notizie di risultati elettorali in Francia, anche in Italia, in Germania, nei Paesi Bassi. Però mi sembra che ci siano anche risultati adesso del nostro lavoro. E di oggi la notizia è che l'Unione Europea in questo momento ha 234 milioni di posti di lavoro, più che mai. Io penso che questo dato, soprattutto per i giovani che cercano lavoro, soprattutto anche nel bacino mediterraneo, sia una notizia veramente buona. Questa settimana abbiamo preso anche alcune decisioni importanti, qui per esempio abbiamo rifatto il regolamento sul cosiddetto labeling energetico di efficienza energetica sugli elettrodomestici. Queste sono le famose barre a colori che conosciamo tutti sugli elettrodomestici. Rimarranno, però diventeranno più chiari, diventerà più chiaro per il consumatore capire se ha comprato un elettrodomestico che consuma tanta energia o che è più efficiente in termini energetici. E poi abbiamo fatto la cosiddetta Effort Sharing Regulation, questo è sostanzialmente un regolamento che divide su vari settori gli obblighi che derivano dall'accordo di Parigi sulla riduzione di CO2, quindi specifica quanto deve apportare il settore trasporti, il settore del riscaldamento, il settore del raffreddamento, quindi i palazzi e le case in generale, l'industria, ma anche l'agricoltura e il settore forestale. Poi abbiamo alcuni avvenimenti importanti in questa settimana. Il 15 giugno è finalmente finito il roaming in Europa, cioè per noi tutti sarà possibile da adesso in poi telefonare e scambiare dati o sul nostro telefonino ai prezzi nazionali. Quindi non ci sarà più un'aggiunta di prezzo, un prezzo più alto se lo facciamo all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea. Questa è stata una battaglia che è durata 15 anni dell'Unione Europea e del Parlamento, soprattutto contro i colossi della telecomunicazione. Finalmente siamo riusciti, io penso che per chi viaggia questo è veramente un risultato molto molto importante. E poi abbiamo festeggiato i 30 anni del programma Erasmus, programma che in questi 30 anni ha portato 9 milioni di giovani, di studenti in giro per l'Europa, che hanno conosciuto l'Europa e si sono conosciuti a vicenda. Io penso che anche questo sia un programma estremamente importante per l'Europa, per l'Unione Europea e per i cittadini europei. Quindi cerchiamo di andare avanti, io mi farò vivo appena siamo tornati qui a Strasburgo. Grazie a tutti.